Benvenuti, bentornati nella mia cucina. Non lo so da voi com'è, ma da noi sta tornando il freddo. Visto che torna il freddo, devo aggiustarmi, diciamo, con quello che sto preparando in cucina in tal modo di riscaldarmi. Allora, per oggi vi propongo un secondo piatto un po' alternativo. A base di carne, carne di tacchino, perché la carne bianca più salutare in assoluto, meglio del pollo, ma proposta in una maniera alternativa per non essere la solita fettina, no? Cioè il classico. Ecco, bisogna inventarci anche in cucina. Sicuramente piano piano vedo che state arrivando, spero che prima o poi leggerò anche i vostri commenti. E la cosa che mi dispiace, vedo alla fine della diretta, quando vado a vedere insomma i commenti, me ne rendo conto che sono tanti commenti che li scrivete durante la diretta, purtroppo a me non mi compaiono. E, la scelta di Facebook, la scelta di quello che sceglie a far vedere o meno. E purtroppo dobbiamo accontentarci. Allora, qui per avvantaggiarmi, per non farla troppo lunga, ho tritato con il tritatutto della salvia, aghi di rosmarino, prezzemolo, erba cipollina, e parmigiano. L'ho messo a cubettini e ovviamente ho tritato il tutto insieme. E l'aglio, un spicchio d'aglio. Questo è tutto quanto qua. Poi aggiungo un uovo che l'ho sbattuto a parte perché così riesco a sbatterlo meglio. Poi vado a prendere del pan grattato, io utilizzo un pan grattato integrale e anche senza glutine. Ora vedete voi come se vi va bene senza glutine o meno. Non siamo intolleranti, ma sicuramente è più salutare. Poi aggiungo del sale, non tanto, un pochino. Ok. Poi ulteriore rosmarino aggiunto con lo stuzzicadente di quello che io utilizzo, chi mi conosce lo sa di cosa si tratta. Poi il pepe nero, che posso aggiungere anche una goccia. Preferisco l'olio essenziale estratto dal pepe nero, questa è la salvia. E prezzemolo, solo lo stuzzicadente, lo faccio bagnare lo stuzzicadente nell'olio essenziale e lo intingo, diciamo, in quello che io sto preparando. E poi vi dirò anche il perché, però per non fermarci troppo adesso, le spiegazioni sono dopo. Intanto preparo. Allora, questo è una specie di ripieno. Un ripieno con quale andrò a farcire le mie fettine di petto di tacchino che ho prima battuto con il batticarne per renderli più sottili. E con questo ripieno qua sicuramente saranno molto più saporite. Vedete, deve venire proprio una cremina che poi la vado a spalmare. Ora leviamo questo. Qui ho le fettine di petto di tacchino, ora vi faccio vedere come devono essere. Vedete, quasi trasparenti. Poggio la fettina, un pochino di ripieno che lo vado a spalmare, così ottengo un sapore meraviglioso, perciò la carne in questo caso non va insaporita, cioè sale e pepe come di solito non si va a fare. Creo l'involtino, è facile, no? Fino a qui. Poi una fettina di bacon al posto dello stuzzicadente, ma non solo al posto dello stuzzicadente, ma anche per insaporire meglio il mio involtino, vado ad avvolgerlo, a fermarlo in questo modo qua. Vedete, sembra quasi un cornetto. Allora, vado velocemente con il resto.
Poi sarebbe stato carino se si poteva fare come si fa attraverso Zoom, che possono parlare anche i partecipanti. Non lo so, qualcuno di voi sicuramente mi ha seguito anche nelle Zoom e sa che c'è la possibilità, ecco, di parlare. È come se fossimo tutti in una stanza. Ecco, questa è la grande differenza delle dirette Facebook. Sempre gratuito, eh? Sempre tutto gratis perché mi piace, sto bene io se riesco a regalare a voi un qualcosa che io ho appreso nel frattempo. Diciamo, la formazione serve non solo a me stessa, cioè non imparo solo per tenere per me stessa quello che sono venuta a sapere, ma mi piace proprio condividere, mi dà un senso di benessere a me. Spero tanto che anche per voi sia lo stesso, perché veramente secondo me è questo che salverà il mondo. Il saper donare senza aspettarsi niente in cambio. Allora vado ad avvolgere velocemente, più veloce che posso, i miei involtini o i miei cornetti, posso chiamarli anche così. Ok. Vedete qua come sono. Vabbè, metto la mano, non si vede perché è lo stesso colore. E distribuisco questo mio ripieno, ma insaporisco in questa maniera proprio le mie fettine. Facciamo veloce. Ok. La fettina, se permettete, la farò qua, anche se non vedete. Allora, dove sei? Importante, tanto siete delle cuoche bravissime e dei cuochi bravissimi sicuramente, tutti voi. Non c'ho niente da insegnarvi, solo qualche piccolo segreto di quello che vengo a provare io. Ma questo non significa che io sono una grande chef, per amor di Dio. È semplicemente condividere un qualcosa di utile per tutti. E poi vedrete che tutto questo ripieno è, diciamo, calcolato per portarci anche del benessere, come ormai tutte le mie ricette, diciamo, l'accento che metto non è solo sul sapore, ma anche sul benessere che ce lo porta a noi. Fosse stata una Zoom, avrei sentito parlare qualcuno di voi sicuramente. Si faranno anche queste cose. Che ne pensate? Che invece di fare le dirette su Facebook, li facciamo le dirette attraverso Zoom? Siete d'accordo? O se no, si potrebbe utilizzare, se non avete tutti quanti l'applicazione Zoom, che tanto è un'app gratuita, dunque non c'è nessun costo, si potrebbero fare altrimenti su Meet. Se lo conoscete, tutti voi che avete un ID su Google avete la possibilità di usare questa applicazione Meet. Poi, se volete, fatemi sapere se vi interessa e io mi organizzo. Così vi do la possibilità anche di parlare, che è ancora più bello, no? Dai, veloce. Questo e poi manca uno e basta. Beh. Rotola, 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 rotola. L'ultimo. Anche il ripieno è stato giusto, giusto. Le quantità. Ok. Importante ad avere anche sapore nel piatto, no? E colori anche, perché in questa maniera ci avremo anche dei colori. La natura ci offre sempre tutto il suo benessere. Perché non usarlo, non sfruttarlo né in cucina? Ok, allora, finito questo, levo. Devo sciacquare le mani. Ok.
utilizzo la padella vulcanica. Quanto tempo impiegato? 12 minuti. Vabbè, la padella vulcanica, scusate, è la velocità. Un po' di olio extravergine di oliva. Vado ad aggiungere il mio dado vegetale, che ormai lo conoscete, e so che siete in tanti che l'avete provato, è veramente buonissimo. E la particolarità è che lo posso utilizzare sul dolce e sul salato. Vado sul fornello grande, questo per velocizzare il tutto, ma altrimenti, se non fosse stata la diretta, l'avrei fatto sul... Il dado lo tengo nel frigo e nel barattolo di vetro, chiuso ermeticamente. Allora, lasciamo leggermente due minuti circa, perché la padella vulcanica ha uno spessore molto alto. Dunque mi serve prima di tutto a riscaldare ovviamente il corpo della padella. Dopodiché, piano piano, questo calore viene trasmesso all'olio con il mio dado vegetale. Perché faccio tutto quanto? Perché in questa maniera insaporisco il mio olio con tutti gli oli essenziali contenuti nelle erbette che io ho utilizzato per formare questo dado vegetale. Sono semplicemente delle erbette fresche tritate, prima congelate, perché in questa maniera non si perdono i principi nutritivi, non si ossidano durante la fase della triturazione, e essendo congelate non si surriscaldano, mantengono inalterate anche le vitamine che contengano dentro. Poi, essendo congelate, sono friabili, in questa maniera si tritano, diciamo, più facilmente, specialmente gli aghi di rosmarino, che è un po' un problema. È vero che adesso, da quando ho conosciuto questi oli essenziali, che sono certificati puri, testati e garantiti, gli unici oli essenziali al mondo che con questo grado di purezza, che possono essere utilizzati anche in cucina, ma non soltanto, diciamo, utilizzarli in cucina è un valore aggiunto ai nostri piatti, non va a fare, diciamo, non è quello per quale sono stati creati, ma possono essere utilizzati anche in cucina. Chi ha seguito le mie Zoom sicuramente avrà capito anche del perché. Perché la natura, quello che ci dà la natura, il benessere che ce lo dà la natura, è proprio conservato nelle sacche oleifere attraverso questo olio essenziale, che sarebbe la farmacia della pianta. La pianta è l'unico essere vivente autotrofo, cioè che si fabbrica il cibo da sola, no? La fotosintesi clorofilliana, e l'unico essere vivente al mondo che si fabbrica da sola anche il farmaco per aiutarsi sia per attirare gli impallinatori, sia per virus, batteri o altre cose che possono, o diciamo, rimarginare le ferite e tutto quanto. Dunque, ho insaporito il mio olio, ho reso biodisponibili anche le sostanze contenute non nelle mie erbette, e adesso questi bei involtini li vado a posizionare con la parte della chiusura sotto. Okay. Per sigillare anche il mio tipo spago, lo possiamo anche paragonare a uno spago, copro e rimetto sul fornello a fiamma alta 1-2 minuti. Mi interessa semplicemente rosolare leggermente, non mi serve ancora cuocere, mi serve semplicemente rosolare, perché poi c'è altro che dobbiamo fare. Vedete che già sta strigolando, la rosolatura che io lo vado a fare su tutte le parti mi assicura un sigillo dei pori dei succhi della carne che sono contenuti dentro, in tal modo di mantenere l'umidità, di non far diventare la carne secca. Il tacchino è una carne bianca molto magra, dunque è facile anche se la cottura, diciamo, non è adeguata, che diventa secca, dura, non masticabile, che diventa una cingomma. Allora, mi serve semplicemente a rosolare. Vado a prendere la pinza. Perché così faccio prima a girare i miei involtini.
Vi dicevo, a parte che il tacchino è una carne magra, è una carne diciamo più sana. Va tutto finemente perché così non ha bisogno di tanto tempo di cottura, che ho insaporito con tante erbette, incluso l'aglio e inclusa l'erba cipollina, perché l'aglio e l'erba cipollina fanno parte della stessa famiglia, che ci danno la licina che va a stimolare, a rinforzare le nostre difese immunitarie per renderci, diciamo, immuni a quello che c'è intorno a noi. Poi ci sono tantissimi antiossidanti presenti in tutto quello che ho messo dentro, antiossidanti che da una parte mi vanno ad eliminare le tossine che il mio organismo produce come scorie, diciamo, no? Da quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, ma tossine che si producono anche per via dello stress. E nello stesso tempo, il fatto di integrare la nostra alimentazione con gli antiossidanti rallenta anche il processo di invecchiamento. Come avete notato, cioè, ho aspettato che si alzasse la calota per chi non ha lo Smart Dynamic a fiamma alta finché fuoriescono i vapori belli tanti, diciamo, ecco, una quantità importante. Aspetto 30 secondi in tal modo che piano piano i vapori si rilassano, diciamo, perché mi serve questo? Sì, uno, perché quando alzo l'odore non si sprigiona in tutta la cucina, ecco, per tenere a bada il profumo della cucina, no, che si espanda in giro, bisogna che aspetto un 30 secondi. E la seconda cosa, dal vapore che si forma, la parte pesante del vapore contenente vitamine e sali minerali e micronutrienti di quello che noi stiamo cucinando rimane dentro, sotto il mio coperchio, perché fuori, dai fori venturi, esce soltanto il vapore acque. Dunque, se io alzo subito il coperchio, tutta quella carica, tutto quel vapore di micronutrienti mi si va a disperdere nell'ambiente. Dunque, tutto quello che ho conservato finora lo vado a buttare. Allora, giro. Sono bellissimi. Potevo anche tenerli un po' di più. Va bene. Rimetto sul fuoco e gli do di nuovo la fiamma alta. Allora, vi dicevo, spero tanto prima o poi di leggervi. Non so come bisogna fare, ma poi prima o poi si leggerà qualcosa. Perché ho scelto, diciamo, tutto quanto. Allora, siamo abbastanza stressati, ansiosi per tutto quello che succede intorno a noi. Dunque abbiamo bisogno di qualcosa che ci rilassi. Lo stress non fa altro che creare delle contratture, tante volte anche delle infiammazioni per via delle contratture. Sono tante cose che poi non funzionano bene. Per esempio, se la fascia muscolare che va a rivestire i nostri organi interni è tesa, contratta, ovviamente va a schiacciare il nostro organo, anche lo stomaco, perché tante volte è lo stomaco che ci dà fastidio, perché quella fascia muscolare che lo riveste lo va a stringere, schiacciare dentro, dunque ovviamente compare anche questo mal di stomaco e non sappiamo il perché. Non sempre un'iperacidità o un qualcos'altro di questo tipo di problema a livello dello stomaco, ma tante volte è proprio lo stress che va ad agire anche sui nostri muscoli. Ce lo sentiamo anche lì. Dunque, per avere un effetto rilassante anche a livello dei organi interni, un po' su tutto l'organismo, ho utilizzato la salvia perché la salvia contiene nelle sue foglioline, perché la fogliolina di salvia me la sono tenuta una piccolina, la fogliolina di salvia se la uso così non sa assolutamente di nulla. Finché io non vado a strofinarla, perché strofinandola vado a rompere le sacche oleifere che contengono gli oli essenziali, che custodiscano gli oli essenziali, e allora lì sento sulle mie dita l'odore proprio della salvia. Questo suo odore mi dà un effetto rilassante, perché noi anche mentre mangiamo facciamo l'aromaterapia. Non avete mai pensato a questo, penso? Perché nella parte dietro, diciamo, della mia bocca, che comunica leggermente con il naso,
ci sono ancora delle cellule olfattive nella parte retro, che ovviamente sentono l'odore di quello che noi mangiamo. Dunque, la salvia mi aiuta a rilassarmi, ad equilibrarmi. E è stato visto anche nelle ultime ricerche che è un valido aiuto per lo stafilococco. Posto, aspetto. Qua, nel frattempo che si riposa lì 30 secondi, ho frullato due cipolle molto grosse, o se no medie, va bene, ma ci mettete un po' di più. E un spicchio d'aglio. Allora, una volta che i miei vapori si sono tranquillizzati, giro di nuovo. Ok. Adesso sono venute proprio bene. Ehi, non ti girare. E vado ad aggiungere la cipolla tritata con l'aglio intorno. Non la metto dall'inizio perché messa dall'inizio sicuramente si brucia. Siccome io voglio i miei involtini leggermente rosolati, allora ovviamente faccio prima la rosolatura e poi aggiungo la cipolla. Potete tritarla anche al coltello, ovviamente non forse, bisogna per forza nel tritatutto. Ma la cipolla è un toccasana sia come antiossidante ma anche come rinforzo per il sistema immunitario. Allora, a questo punto, siccome ho messo la cipolla dentro, non faccio più la fiamma altissima perché la parte della rosolatura è finita, la parte della rosolatura. Faccio la fiamma media, utilizzo la fiamma media. E che in questa maniera piano piano anche la cipolla inizia a cuocersi, ad ammorbidirsi e a rilasciare tutta la sua dolcezza. In questa maniera si combinerà anche con il dado vegetale che ho messo all'inizio, con l'olio ovviamente, e l'olio anche in questo caso della cipolla mi serve, diciamo, l'ambiente grasso per tirare fuori tutto il benessere della cipolla che me lo porta, perché anche lei è ricca di antiossidanti e diuretica anche. Sono tutti ingredienti che analizzandoli, quello che noi ci mettiamo dentro, perché alla fine noi siamo quello che mangiamo, in base a quello che ci mettiamo dentro di noi, anche la nostra salute risente benessere o meno benessere. Ci sta un po' male perché se mettiamo le schifezze ovviamente non abbiamo da dove tirare fuori quello che ci serve veramente al mio organismo per renderlo forte. Poi nel ripieno di questi bei involtini ho utilizzato il rosmarino. Rosmarino che insomma da sempre conosciuto come un'erbetta aromatica che aiuta proprio nel processo della digestione. Tutto il processo digestivo, ecco, riceve un grande aiuto grazie alla presenza del rosmarino e aiuta anche, i nostri organi interni a avere un sano funzionamento. Ovviamente anche il rosmarino è un antiossidante, un po' tutte le erbette aromatiche sono potenti antiossidanti. Abbiamo utilizzato anche il prezzemolo, che il prezzemolo sappiamo che è diuretico. Dunque, per eliminare i liquidi in eccesso abbiamo sempre bisogno di eliminare i liquidi in eccesso, non bisogna che ci stagnano quelli che non servono ovviamente. Sappiamo che il nostro organismo, l'organismo umano, contiene più del 70% di percentuale solo di acqua, dunque l'acqua ci serve, ma non in maniera esagerata. Ecco, bisogna che stia lì quanto veramente serve per la salute. Nello stesso tempo, il prezzemolo aiuta anche nella parte digestiva, dunque agisce come un buon digestivo e il fatto di essere diuretico è anche disinfettante nello stesso tempo perché va proprio a lavare ed eliminare le tossine che li trova, diciamo, in giro. Poi il pepe.
Il pepe nero, ne abbiamo parlato anche nelle altre dirette del pepe nero, quello che abbiamo parlato nelle altre dirette è il fatto che arriva il sistema, aiuta il sistema cardiocircolatorio per permeabilizzare i nostri vasi sanguigni, per far arrivare il sangue fino alla punta delle capillari più piccole che ci sono. Questa cosa significa? Che in questa maniera il nostro organismo viene alimentato, nutrito nella maniera ottimale, perché il nutrimento viene distribuito nell'organismo attraverso la circolazione sanguigna, attraverso il sangue. Nello stesso tempo, il pepe nero stimola il metabolismo, lo velocizza proprio, va insomma a correre, diciamo, il mio metabolismo, ma nello stesso tempo stimola anche il mio sistema immunitario, che magari adesso più che mai abbiamo bisogno di rendere forte il nostro sistema immunitario. È un potente antiossidante. Pensate che i nostri antenati utilizzavano il pepe nero per curare la malaria e la colera. Secondo voi, se il pepe nero veniva utilizzato per curare queste malattie, mi può difendere adesso con quello che c'è in giro? Sicuramente mi rispondete di sì. Dunque, e poi mi aiuta anche a ossigenare meglio tutte le mie cellule. Sono veramente tantissimi benefici che non vedo, non riesco a leggere i vostri commenti. Facebook, che fai? Ci fai rispondere per cortesia? Mo'? Non ho scoperto cosa bisogna fare per leggere i vostri commenti. Comunque, ho lasciato leggermente finché ho sentito sfrigolare, diciamo, anche la cipolla. Li vado a dare una mescolata per rendere, diciamo, un pochino rosolata anche la cipolla, perché l'odore, il sapore cambia completamente. Poi vado a sfumare con pochissimo vino bianco, aggiungo anche un bicchierino di acqua, nella maniera che diciamo anche questa cipolla che io ho messo tritata forma una specie di cremina, no? Con un pochino di liquido io riesco a dargli questa cremina. Così lo distribuiamo in maniera uniforme. Rimettiamo sul fornello, siccome abbiamo aggiunto sia vino sia acqua, riutilizzo la fiamma media finché porto di nuovo a temperatura tutto il contenuto della mia padella. Lascerò solo un minutino tempo per far sfumare questo vino, perché che così si evapora l'alcol, che non è quello che mi serve, è semplicemente il sapore che mi serve dell'alcol. E siccome utilizzo lo Smart Dynamic, mi posso permettere di andare in autocottura senza fuoco. Anche la vulcanica mi aiuta al riguardo, perché è molto spessa, fatta in alluminio presso fuso, che va ad assorbire proprio il calore per poi rilasciarlo lentamente durante la cottura. Allora, i vapori mi escono di nuovo all'incirca un minuto, finché mi si evapora il mio vino. Dopodiché andrò proprio in autocottura. E la ricetta è questa, non lo so se vi piace o non vi piace, ma è una maniera alternativa per cucinare le fettine di tacchino, ma anche di pollo, vanno bene, anche di vitello, cioè utilizzare il taglio di carne che più vi piace. Allora, il vino si sarà sfumato perché era veramente poco. Spengo e lascio in autocottura. Alexa, timer 10 minuti. Lascio proprio questi 10 minuti in autocottura. Ovviamente non tutti voi avete ancora la modifica Smart Dynamic, cioè questa calotta che è collegata con la parte centrale attraverso una molla in titanio. Il titanio è un materiale intelligente che può essere tarato nel laboratorio, gli si può dare un'impronta, una memoria di forma e a una certa temperatura, dunque viene proprio settato a 97 gradi, la molla in titanio mi si allunga e tira su la mia calotta.
Questo cosa succede? Che prima dei 97 gradi la mia calotta sta giù, stando giù va a coprire i fori venturi che abbiamo sul disco base, coprendoli ovviamente anche l'arrivo alla temperatura di 97 gradi si fa prima perché non si perde niente, diciamo, no, durante il riscaldamento. Poi una volta arrivato a 97 gradi la mia calotta sale grazie alla molla in titanio. E sta lì finché la temperatura interna mantiene a 97 gradi. Dunque, così, per esempio, l'abbinamento dello Smart Dynamic con la vulcanica dura anche 15-20 minuti in base alla grandezza della casseruola, pentola, padella, quello che ci abbiamo sotto. Perché più grande è, più riesce ovviamente ad assorbire più calore, che poi lo va a rilasciare, diciamo, un po' più lungo nel tempo. In questo caso, siccome la carne è tenera e battuta pure fine, non mi serve 15-20 minuti, mi bastano solo 10 minuti e dopodiché posso impiattare. E poi, tagliando questi involtini, avendo questo bel colore dentro delle varie erbette che le abbiamo messo, che danno ovviamente anche un sapore delizioso alla mia carne, non diventa stopacciosa. Anche grazie al sistema Magic Cooker che trattiene, mantiene proprio inalterate le proprietà fisico-chimiche degli ingredienti che ci sono dentro, manteniamo il 98% di vitamine, sale e minerali e in questa maniera ci nutriamo veramente bene. Poi se abbiniamo, uniamo nella nostra alimentazione, se andiamo a prevalere ingredienti che contengono tanti antiossidanti e altri ingredienti che ci aiutano sia per rinforzare le difese immunitarie, sia per avere un giusto nutrimento di vitamine, sali e minerali, sicuramente staremo anche meglio. Ora non riesco a vedere oggi nessun commento e mi dispiace. Comunque, se ci sono delle domande, ecco. Allora, il primo commento che vedo è Roberta Muscianisi. Carissima, un abbraccio da Pisa. Verissimo, ricetta diversa, dice. Poi c'è Virgi Mota, e questi sono gli unici due commenti che vedo. Buon pomeriggio, bellissima Elisa. Grazie, Virgi. Ah, ecco, ce ne sono altri. Katia. Perry, Angelo e Katia, cosa stai cucinando? Abbiamo fatto degli involtini di tacchino. Antonietta Confreda, un abbraccio a Costa Rica. Francesco Nocera, la uso tanto il pepe nero. Bene. Ah, e basta. E questi sono gli unici commenti che vedo. Comunque, Facebook ha deciso così. Almeno qualcosa ho letto, a qualcuno ci ho risposto. Sono proprio felice quando riesco ad interagire con voi. Perciò vi dicevo che sono molto meglio le Zoom o Meet quando abbiamo la possibilità di dialogare. Vorrei tanto anche vedervi, sentirvi, è tutta un'altra cosa che invece di parlare da sola, no? Questo mi finisce in autocottura, non ha senso di tenervi ancora, non vedo, 7 minuti. Non ha senso tenervi, insomma, qui legati a. C'è Azalea Rosa, buonasera signora, benvenuta, immagino che sei femmina, nella mia cucina. Vabbè, è così con Facebook. Dunque, se desiderate, scrivetemi anche privatamente e così ci organizziamo per fare queste dirette in maniera alternativa, no? Nel frattempo, fino alla prossima diretta del prossimo giovedì, sempre alle ore 15, qui sul mio canale, iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube, la cucina di Elisa Sesto, perché le dirette che vengono fatte adesso su Facebook rimangono online, sono 30 giorni, dopodiché vengono cancellate. Invece sul canale YouTube rimangono lì per sempre, sono tutte accumulate insieme sullo stesso canale, potete scegliere l'argomento che più vi interessa e ascoltare il pezzo, diciamo, quello che più vi interessa. E nello stesso tempo venite avvisati attraverso una mail quando pubblico una ricetta, carico una ricetta che poi è una ricetta alla settimana, ecco, non è niente di impegnativo e ovviamente non siete nemmeno obbligati a guardare proprio in quel momento lì. Però secondo me, se capite l'idea di cucinare con il sistema Magic Cooker, potete poi trasferire il principio sulle vostre ricette che fate di solito. Non bisogna per forza copiare le ricette, ma bisogna inventarsi con l'amore.
Perché quando prepariamo con l'amore, sicuramente il nostro amore viene trasmesso nel cibo e attraverso il cibo portiamo il nostro amore ai nostri commensali. Sicuramente l'amore è quello che salverà il mondo. Io sono fermamente convinta perché l'amore ha le vibrazioni energetiche più alte e ci difende proprio. Io mi amo prima e poi amo voi. Amo l'umanità, potrei dire, e sono felicissima quando posso aiutare qualcheduno. Buon fine settimana. La ricetta ovviamente vedrete anche la foto dopo, lo pubblicherò sempre su questa pagina e poi ingredienti e procedimento li andrete a leggere nel commento sotto il video una volta caricato su YouTube. Un abbraccio grande a tutti voi e viva l'amore!